Il Papa parla spesso di dialogo, parla spesso di accoglienza, parla spesso di ascolto, i suoi gesti confermano tutto questo. Allora, i ragazzi che vediamo in questo momento salutare il Papa sono gli stessi che questa notte hanno dormito in spiaggia e che questa mattina presto attendevano il Papa. Francesca Fialdini con Maria Matacalò e Salvatore Tomai è andata tra di loro. Vediamo. Poche ore dalla fine di questa 28ª giornata mondiale della gioventù, l'entusiasmo dei ragazzi di Copacabana non passa, nonostante una notte trascorsa all'aperto e dopo un'intensissima veglia di preghiera. Rimane grande l'attesa per il momento culmine di questo grande evento che è la messa e soprattutto per l'ultimo messaggio che Papa Francesco vorrà lasciargli prima di tornare alle loro case. Cosa ti porterai a casa di questa settimana a Rio de Janeiro? Sicuramente tante cose, e, cioè in particolare un po' questo paese che è stato forte, la differenza tra la povertà e la ricchezza, anche lo stare nelle parrocchie, quindi la grande accoglienza brasiliana. Vai dall'altra parte del mondo e si sperimenta concretamente cosa vuol dire la Chiesa universale. E com'è cambiata Eleonora questa settimana? Sicuramente ho un altro punto di vista del mondo, perché mi sono sentita un po' paraguayana, un po' americana, un po' africana, e ora posso ritornare a casa con la certezza che tutti i pregiudizi e tutti i preconcetti riguardo a altre etnie, altre popolazioni sono assolutamente privi di senso. Ma questo è il mio viaggio, un'onda perfetta, dove tutto combacia, anche quando non sembra, dove ogni mattino è una pagina bianca di un nuovo destino, di un nuovo cammino. Noi ci siamo sposati il 13 luglio e siamo venuti a Rio in luna di miele perché lui mi ha chiesto di sposarlo nella scorsa GMG, quindi a Madrid. E alle prime luci dell'alba, in mezzo ai pellegrini italiani, incontriamo anche un gruppo di ragazzi particolari. Loro sono un gruppo musicale, i The Sun, li conosciamo bene, sono degli amici di Assoimmagine. Francesco, sei a Rio de Janeiro, a Copacabana, in mezzo a tutti i milioni di ragazzi che sono arrivati fino qua. Guarda che meraviglia! Senti, mancano poche ore alla conclusione di questa 28ª giornata mondiale della gioventù. Cosa ti porti a casa? Mi porto a casa tantissimo entusiasmo e soprattutto la certezza che siamo tanti, che siamo belli, che siamo uniti, che siamo positivi e che se vogliamo possiamo veramente rendere questo mondo migliore e più fraterno, ed è bellissimo. A proposito di attesa, manca poco all'incontro con il Papa, cosa pensi che vi dirà? Il Papa conta molto sui giovani. Ecco, perché noi siamo il futuro, quindi comunque su di noi ha tanta fiducia. E appunto come giovani dobbiamo continuare a portare avanti quella speranza che non va mai perduta. Noi siamo qui a Copacabana a aspettare il Papa, sperando che passi con la macchina e ci saluti.